a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale oggi giro questo video per mostrarvi gli acquisti che ho effettuato durante la mia vacanza al mare eh, sono stata sulla riviera romagnola e durante il mio soggiorno mi sono vista con la mia amica Annalisa che saluto, ciao Annalisa eh, gentilmente mi è venuta a prendere, abbiamo trascorso insieme tutta la giornata eh, effettivamente il tempo è volato come sempre, ogni volta che ci vediamo eh, il tempo vola sempre, anche se stavolta avevamo eh, più tempo del solito ma è comunque volata tra l'altro durante la, la prima parte della giornata ci siamo riuscite a vedere anche con un'altra ragazza un'altra creativa, Giovanna, ciao Giù, ti saluto anche a te <ride> purtroppo lei è riuscita a stare con noi soltanto un paio d'ore la mattina ma è stato veramente un piacere rivedere anche lei eh, bene, ora vi mostro gli acquisti invece che ho effettuato eh, dunque, partendo dal primo negozio mh, siamo state a, a Gatteo dove c'è il negozio Fantasia di Perle, che sicuramente molti di voi conoscono, fanno anche vendita online. Così, insomma, se volete andare a dare un'occhiata anche al sito, vi lascerò comunque i riferimenti. Anzi, guardate: questo è il loro biglietto da visita, componenti per bigiotteria. E questi sono tutti i riferimenti del sito, i contatti. Bene. Come vedete, qua davanti c'era la stella marina per il richiamo delle vacanze, le mie manine leggermente più abbronzate del solito, e procediamo appunto con gli acquisti. Come prima cosa ci siamo fiondate sia io che Giovanna sulle gocce mentre Annalisa era fuori che parcheggiava. Noi subito ci siamo ci siamo fiondate sulle nostre amate gocce, e ho, ho preso queste qua in resina, che amo sempre di più. Questa forma snella e lunga, veramente molto bella in questo color ciliegia. Ops. Ok, eccole qua. Le mettiamo qua. Poi ho preso queste gocciolone che eh, veramente mi piacciono un sacco, così grosse con con poco si farà l'orecchino, pure anche eh, adatta a fare l'orecchino con il copri goccia che va fatto anche eh, Francesca per il suo un, un suo schema per l'orecchino di carta, secondo me, adatto, si può adattare anche a questa gocciolona. Mi era piaciuto un sacco, me l'ha fatta notare Giovanna, e mi sono piaciute tanto anche a me, erano le ultime due che abbiamo preso due cop una coppia per uno e questa era l'ultima. Poi, fatti sempre come gocce, ho preso questa meravigliosa gocciolona eh, di carta. Purtroppo era rimasta solamente lei da sola, singola, quindi ci farò probabilmente un ciondolo o un portachiavi. Mi piaceva tantissimo il colore, ovviamente, quindi anche se era da sola l'ho presa. Poi, queste altre meravigliose in resina, guardate che bel colore. Legger leggere e veramente bellissime. Poi ho preso questi ciondolini che ne ho preso un paio di questi con le stelline bellissimi da usare in questa stagione e poi ho preso eh, made with Love il cuoricino dorato e ne ho presi tre di questi e per i prezzi adesso. Esattamente non so dirvi quelli mi pare che costavano. 20 centesimi comunque in ogni caso se siete nella zona per le vostre vacanze andate a dare un occhio al negozio perché eh, c'è veramente un ampio assortimento di, di materiale per noi creative e per te, se riesco a dirveli alcuni ve li dico adesso qua lo scontrino dunque quelli appunto si sì, penso che era 20 centesimi l'uno i chance eh, poi ho preso questo bellissimo questa bellissima ciondolo con gabbietta questo costato oh, è costato 1,20 euro ho subito balzata all'occhio lo scontrino appunto con, con la dicitura guardate che bello questo l'ho preso da farci un suonolino per me molto luminoso bellissimo non, non, non credo che si veda in camera benissimo c'è all'interno un cristallo molto luminoso sulla bronzatura sicuramente sta benissimo poi oh, una cosa che ho preso che eh, mi ha sbalordito del prezzo, perché effettivamente forse potevo prenderne anche di più. Però eh, la giornata era ancora lunga davanti, c'erano tante spese, tanti negozi da visitare, quindi non volevo subito con il primo negozio strafare, quindi mi sono limitata, ho preso eh, una coppia di queste base per anello, sono quelle con eh, i portarivoli e sono costate se non erro un euro e 12 un euro e 20, insomma una cosa del genere poco più di un euro ecco e guardate con la base appunto regolabile sono veramente molto molto resistenti come basi mi piacciono veramente tanto e poi l'ho presa anche una dorata c'era qualche centesimo proprio di differenza fra l'oro e l'argento ma appunto non andava oltre l'euro e 20 ogni base poi andiamo ai pacchettini che ho preso. Allora, queste paillette, vabbè, mh, sono costate 70 centesimi, costavano poco, il colore mi piace un sacco e eh, vedrò cosa farci, perché comunque eh, il colore è bello e ingegnerò la mia fantasia per vedere come utilizzarle. Mi piacciono veramente un sacco. Voi come le usate le paillette? Se avete qualche suggerimento da da darmi ecco qua probabilmente erano addirittura in sconto non ho anche fatto caso perché mette 1,40 barrato e sopra c'è 70 centesimi infatti anche nello scontrino è riportato 70 se avete qualche consiglio da darmi su come utilizzare le paillettes io sono ben felice di, di ascoltarvi <ride> nel frattempo che appunto mi vengano a me idee su come utilizzarle sono veramente bellissime poi C'erano in offerta i mezzi cristalli che eh, dopo, poi ho capito dopo che l'offerta era già sul, sul prezzo: c'era scritto sconto del 50%, ma in realtà era già il prezzo scontato. Questo sono vabbè, comunque, sono colori belli che ho preso. Questo meraviglioso in camera sembra più scuro, ma è un rosa opal chiaro. Sono quanti pezzi? Non lo so, forse una cinquantina. Da vedere così. Eh, le ho presi sinceramente, sono stata attirata dalla, dal fatto del 50%, non sono stata lì né a vedere la quantità né quanto perché pensavo appunto fosse 50% di 1,40 visto che non era scritto nessun, nessun altro riferimento, comunque vabbè, i colori sono belli che ho preso e quindi va bene lo stesso. Poi ho preso quest'altro sempre appunto, come vedete ho preso i miei colori classici, quest'altro verde acqua stupendo un po'. Uh, si, sì, proprio verde acqua. Qua c'è scritto, non c'è scritto, qua. no, no, c'è scritto i pezzi sono io che non, non vedevo, sono 60, quindi anche qua scusate, le vacanze mi hanno stordita, <ride> no, 60 pezzi effettivamente. E questi sono costati un euro. Ottimo come prezzo, bello bello. Poi ho preso queste altre che sono sempre 60 pezzi, ok abbiamo curato che sono tutte da 60 pezzi, le confezioni da 4 mm appunto, questo è costato 1,20 euro, ed è questo bellissimo, uh, non so se si vede bene, un po' rosa, un po' nero, cioè un po' cangiante, mi è piaciuto proprio perché non l'avevo mai visto come colore, e quindi questi sono i mezzi cristalli da 4, che tra l'altro è una delle mie... Perline da sempre preferite, insomma, è sempre stato un ottimo anche sostituto dei, degli e dei Bicono da 4 mm perché occupano lo stesso spazio. Adesso vedrò magari in futuro di realizzare un tutorial con queste perline perché comunque tutte sicuramente le abbiamo. Anch'io ne ho in quantità, ne prendo sempre perché quando ci sono colori che non ho mi piace averli e quindi chissà che magari prossimamente non vi proporrò eh, un tutorial, appunto, vi proporrò anzi un tutorial con i mezzi cristalli da 4. Poi ho preso questi bellissimi. Ah, loro eh, impacchettano tutto in questi sacchettini. Ora vi faccio vedere, appunto, qua ci sono questi fiorellini che ho già preso in altre occasioni in altri siti. Queste tipo nappine, insomma, fiorellino. Veramente molto bello in questo colore teal. Bellissimo. Ho preso sia la variante con l'argento come coppetta che la variante con l'oro eccola qua belli belli queste nappine poi ho preso questo pacchettino che era fra cioè hanno dei cestini con delle offerte questo c'era un angolo proprio con tutti questi sacchettini da un euro e ho preso questo bel pacchettosso di eh, perline rosa dove c'erano questi elementi che ho preso anche in altre occasioni sempre da loro in, eh, sono tutti elementi in vetro e questo meraviglioso rosa Opal che mi è balzato su subito all'occhio perché ho utilizzato ancora ed è molto bello insomma sia come inframezzo in bracciale anche per gli orecchini bellissimo dunque poi ah questo che sono stata lì e lì tanto a guardarlo a a dire lo prendo o non lo prendo, lo prendo o non lo prendo perché, comunque guardate adesso vabbè, si hanno dato perché il filo elastico comunque non importa. È un filo veramente lungo comunque di, di cipollotti e sono cipollotti. Ecco l'abbiamo sfatto giù perché me merita. Guardate che meraviglia questo colore, è costicchiato è per quello che ho <ride> riflettuto sul, sul da farsi, però è veramente bello come colore bello 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 e quindi insomma è costato 3,50 euro questo filo però considerando che ce ne sono tanti mi sono detta va bene lo prendo c'erano ce altri almeno altri due colori che mi, mi piacevano però alla fine mi sono limitata a questo allora poi come ultimo ho preso questa base per bracciale che è ultimo che poi comprende altri pezzi perché appunto loro vendevano il kit per formare questo bracciale però a me non piacevano i colori e quindi me lo sono composta da me prendendo la base appunto del bracciale con tutti questi castoni, vedete? E, e mi è piaciuta molto l'idea, loro appunto vendevano il bracciale con eh, tutti i chaton da 8 mm svaroschi eh, e poi la nappina appunto in fondo. Io ho preso io la base, siccome eh, devo ancora controllare sinceramente, so di avere a casa dei chaton swarovski perché loro tra l'altro li mettevano anche in multicolor che stavano molto bene, però eh, appunto non erano le mie tonalità, e eh, perché questo lo voglio fare per me appunto. E, e quindi volevo prima controllare, prima di andare a prendere magari tutti i chaton da mettere qua, volevo prima essere certa di non averli a casa, in ogni caso nell'insicurezza ho detto se per caso non li ho o non ne ho sufficienza ho preso appunto guardate mettiamo qua adesso non li verso tutti perché ne ho presi questi li vendevano a, a, a multipli di 10 questi sono degli chaton però in resina sempre da 8 mm in questo colore veramente verde opal che è bellissimo quindi comunque insomma ma che vada adesso vabbè comunque va dentro così adesso chiaramente andrà sistemato benissimo prima di chiuderlo e comunque l'effetto è molto bello mi piace un sacco anche se alla fine lo farò con questo il colore mi piace e quindi ho preso 20 pezzi di quelli lì vendevano multipli di 10 e costavano 1 eh, euro e di 10 quindi io ne ho presi 20 e ho speso 2 euro mentre la base per il bracciale l'ho pagata 3,50 euro poi già che c'ero ho preso anche questo punto luce in coordinato da creare il ciondolino, sempre mettendo anche qua dentro eh, i chaton, appunto, penso che sono 12, se non erro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, sì. E comunque sì ho dovuto prendere appunto due confezioni, due multipli di 10 per poter creare tutto quanto. Bene, questi erano gli acquisti che ho effettuato da uh, Fantasia di Perle. Ora stacco un attimo e vi, vi mostro velocemente anche quello che ho acquistato negli altri due negozi.